Per prevenire le aggressioni al personale sanitario ci sarà un presidio di polizia all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7. Lo ha deciso il questore preannunciando un intervento simile negli ospedali di Manduria e Martina Franca. E anche a Bari arrivano nuove misure di sicurezza. Se ne è parlato oggi in un incontro organizzato dall'ASL. Chiara Merico. Mentre accettavo un paziente in pronto soccorso, si è avvicinata questa signora che non voleva attendere il suo turno, etichettandomi con vari epiteti poco piacevoli e nulla, fino a sfociare nell'aggressione, insomma, fisica. Francesca Fumai ha 25 anni e 2 mesi fa è stata aggredita durante il turno di lavoro al pronto soccorso dell'ospedale di Venere. Da allora le violenze nei confronti dei sanitari non si sono fermate. 40 i casi di aggressioni fisiche e verbali registrate lo scorso anno nel Barese. Come emerso nel corso dell'incontro Proteggiamo chi cura organizzato dall'ASL di Bari e per gli ospedali cittadini arrivano misure di sicurezza ulteriori. Abbiamo già attivato 2 presidi fissi di polizia, sia al Policlinico sia al San Paolo, e per tutti gli altri presidi è stato predisposto un collegamento con le sale operative di Polizia e Carabinieri che abbia appunto una corsia privilegiata, di modo che l'operatore che si trova in difficoltà può attivare con un tasto diciamo un allarme che scatta nelle sale operative e che fa sì che venga subito presa in carico la sua richiesta. Ma tra gli operatori in prima linea permane la preoccupazione. Purtroppo questi avvenimenti continueranno ad esserci. Spero solo non, tra noi colleghi che non ci sia troppa, non ci si faccia troppa l'abitudine.